Mi come a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono TheConcro94 e oggi siamo tornati sul secondo episodio di The True Tales of Blood Street 13. L'altra volta abbiamo scoperto che il nostro caro amico Bill è un assassino, quindi adesso continueremo con la nostra storia. Ricordate che la storia, diciamo, quella abbastanza vera è di Veronique, che ha visto, diciamo, un po' tutto quello che ha fatto e non lo rivoglio più fare. Lei è morta, c'è anche un'altra persona, Marianne, adesso vediamo. Ok, 36 anni. Adesso noi interpreteremo lei e quindi adesso andiamo a vedere un po' come andrà avanti la storia, perché sono curioso di vedere come va avanti, perché sicuramente ci saranno anche altre persone. Ok, sì, ho capito. Beh, vorrei capire che cosa dovremmo fare insieme ad Anna, perché l'altra volta abbiamo dato proprio... My God, did someone just jump from the first floor? I need to check on my girls now. Ok, quindi noi abbiamo sentito l'urlo della nostra cara amica. Com'è che si faceva? Ah sì, col destro. Mamma mia, che cosa che bisognava fare qua. Allora, qua c'è una lettera. Vediamo cosa c'è scritto qua. Ok, allora io vorrei prima andare un po' in giro. Voglio scoprire, perché noi andiamo in giro con la candela. Ok, qua non posso accendere. C'ho la candela accesa ma non posso accendere. Guarda lì fuori. Su questa porta posso... interessante. Qua c'è una radio. Ascoltiamo Radio Monte Carlo. È un camino un po' strano questo. Perché c'è un camino qua? Dovrebbe esserci una canna fumare che dovrebbe andare su sopra. L'architetto deve essere una persona intelligente. Ma quanti bagni c'ha questa casa? Non è che forse devo prendere tipo qualcosa per difendermi? Ammazza. Questa è la cappella. Questo qua sarebbe la fine di quella là. Questa è la Bibbia, giusto? Ci sono delle porte. Qua ci sono delle scale. Delle scale che portano dove? Cioè è chiuso lì? Boh, va bene. Allora, qua ci sono tante porte da esplorare. Perché qua ci sono queste cose qua in mezzo? Questa è una porta che è chiusa. Io prima di uscire fuori, perché qua ci sono tante... Non so se questo è un albergo. Qua c'è un lucchetto. Shit, it's locked. Devo trovare qualcosa che mi aiuti ad aprire. Questo qua infatti è, vedi che questo qua è molto più... Si posso andare in giro a trovare le cose. Trovate un altro... delle sante ossa trovate... Monks? Va bene, allora noi siamo entrati di là, giusto? Ma questo che cos'è? È una casa, qualcosa? Eccole! Ecco qua, quindi si collega con l'altra storia. Vediamo un po' qua che cosa c'è invece. Un'altra radio. Radio DJ. Interessante. Hai trovato una lettera. Landport che è stata cacciata. E questo che cos'è? Cos'è una penna? Perché c'è una penna per terra? Cosa me la fai prendere a fare se poi dopo la devo rimettere per terra? Qui l'unica porta è questa. Va bene. Allora apriamo. Ok. Entriamo. Eccoli. My God, girl, are you all right? You, where's Linda? Bill, followed up there with Linda, dead. Ok, hai detto che Linda è morta. Hai detto di stare zitta. No, lo punisco. Get your hands off her. You broke my wrist. Perché nella versione quella là di lei l'ha colpito con quella cosa. Screw you. I'm gonna find an exit. This is the two women alone in the room. Veronica clearly wasn't comfortable. Then tried to leave the room. Noi abbiamo tempo per questo. No, no, stiamo lì. Wait up, hon. You don't look so well. Are you okay? Non stai tanto bene, sei tutto a posto? Well, me and Bill have a history. Oh, my name is Veronica, by the way. La Veronica, va bene. Ok. There we hit. No, presentiamo. My name is Hannah. What happened between you two? You can tell me, huh? Puoi raccontare? I had an affair with my sister, which didn't go well. She took the wrong path in life, and so she met Bill. We had a great relationship, and I can't stand what happened to her. Can't forgive Bill, but what would you know? Okay. Ah, è tutto? No, dai, lo so. Io so che cosa tu stai. So che cosa hai detto. Lo so. I just choose not to close my eyes to it. Instead, I'm trying to help, just as I'm trying to help you now.
What do you mean seeing misery around you? You sell pleasure. We come from two different worlds. Probabilmente ha detto sì, lo so cosa tu stai dicendo, ma viviamo in due mondi diversi, perché te lo fai per lavoro, io invece è una cosa, cioè, è sentimentale. Tu veramente non sei clue? Io ho già sì la mia vita. Ah. Do you think I enjoy this life? I'm 36. I have two children that I need to take care of. Ah, detto, tu, sei, beh, tu pensi che tipo sia facile vivere questa vita? Guarda che ho due bambini da tirare su, quindi non dirmi che per te è diverso, così eccetera. Va bene, grazie. Ma adesso noi dovremmo aiutarci insieme. Ah, cioè, allora uno rispondi bene, uno rispondi male. Tipo sotto c'era scritto precisamente prima di parlare, pensa. Ha detto, quindi. Ok. Dove è andata? È scomparsa. Scomparsa. Ok, vabbè, qua c'era un libro. Anna? Oh cacchio. Sei ancora qua te. Everything is locked. There's nowhere to go. È tutto bloccato, non sappiamo dove andare. The whole room is covered in barrels and crates. There's no way we can lift this stuff. Yeah, about that. I will gladly help out, but someone broke my wrist. Ah, gli ha detto che questa porta qua è bloccata da queste, però visto che uno mi ha rotto il polso. Yeah, not my problem. I'm finding my answer somewhere else. Or was something of the kind he could have said. Okay. The fact remains that if this was the moment his wrist was broken, there would have been nobody to free Daniel from the broom closet. It just doesn't add up. Okay. Let's review the evidence. From the top. Non è la storia giusta questa. Allora io non capisco come mai allora questa qua è verde. Cioè in che senso? Dobbiamo partire da qua allora. Ok, quindi adesso noi dobbiamo ripartire. Dobbiamo rifare giù tutto e ripartire. 6.5 hours later. My god. More false accusations? Usher, the woman's as crazy as that sister of her. You. No, facciamo ignora. Vediamo cosa dice. My god, that woman annoys me. Maybe if I don't pay her any attention, she'll calm down somewhat. Ok, vediamo un po'. We have to get out and find. Best idea I've heard so far. Out of my way. This is where Bill left the scene. Quindi ok, adesso noi. Ah, eccolo. Quindi allora lei non mi ha colpito. Perché le ho detto stai. Quindi questo qua, ok. Quindi adesso andiamo a vedere qua. Meno male che quella lì l'abbiamo fatta subito. Perché, cioè, andatevi a vedere l'altro video. Perché è una cosa. One eternity later. It's all locked. But I heard something here. Maybe the guy who did this hid in the broom closet. Ma dovevo girarmi però. Stai parlando a spalle, mi stai parlando. Out of the way and get some straight answers. Quindi? C'era un giornale sotto la porta! Ah, ok, quindi adesso devo spostare queste cose. Allora, aspetta, Aspetta, Ok. Perché non posso spostarlo? Ma, scusa, Ma aiuti che... Perché non posso spostare? Scusa, Ah, allora, qua non posso fare niente. Ah, forse devo spostarlo così. E dove? Ma io provo a spostare, ma non funziona. Ah, che forse devo spostare. Ah, ho capito. Ah, ho capito. Devo spostare via sti cosi. Ah. Adesso spostiamo avanti questo. Oh. Va bene? Oh. When they finally opened the door to the broom closet, okay. An unconscious man, dressed in fine clothing, came into view. That's not the landlord. I don't know this man. Why is he down here then? All banged up. He looks hurt. Help me get him out of there. He's not waking up. Here, maybe this will help. Ah, è quello che c'era all'inizio del primo. Quello che era rimasto tramortito. What's going on? Hell if I know. So you best start talking. Give the man some rest, Bill. He looks just as confused as we do.
Swim. Please sound good, sir. Who are you? Okay. Yes, that makes sense. It would explain the locations of all the key players. But this man. Let's see what the evidence tells us about this Daniel. Daniel. Si chiama Daniel. Okay. Let's review the evidence. Okay. From the top. Quindi abbiamo completato 1, 2, 3. Quindi adesso c'è Daniel. Daniel è un uomo eccentrico, è venuto da una famiglia, mi sa, studiato storia e lavora come ricercatore. Persona rilevante. Quindi allora abbiamo trovato la storia giusta di Bill, la storia giusta anche di Anna, e quindi adesso c'è Daniel. Io direi mi fermo qua, perché siamo riusciti ad arrivare a un punto interessante di questa storia. Abbiamo trovato anche la persona, quella che c'era nel primo video, che era rimasta un po' tramortita. Infatti si chiama Daniel, chissà per quale motivo è lì. Linda è sempre morta. Quindi abbiamo anche capito che il verde avviene quando è completato. Quindi se noi andiamo qua, vedete che qua c'è verde, vuol dire che lo dovrebbe essere giusto. Quindi adesso dovrebbe, da Daniel, dovrebbe comparire forse Marianne, penso, che quindi dovrebbe essere da qualche parte, e dovrebbe essere soltanto poche persone, cioè non vorrei che durasse ancora tanto questa cosa qua. Quindi signori, spero che questo video vi sia piaciuto, scusate ancora se in questi giorni non ho potuto portare vari video perché ero impegnato nelle varie mie cose. Quindi se volete lasciare un mi piace, un commento qua sotto per farvi vedere che il video vi è piaciuto, potete passare anche nei miei vari profili social che trovate sempre qua sotto scritto in descrizione. E noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!